Ciao, io sono Yurukai e oggi col nostro nuovo personaggio che abbiamo preso nella scorsa puntata andremo a sfornare i nidi di zombie. Esattamente ragazzi, questo qua, partiamo da questo per poi andare a farci tutti gli altri e proseguire nel gioco. Io avevo una macchina qua una volta. Ah, è lì, pieno di zombacci cattivi. Abbiamo questo, vediamo che arma ha. Aia. Allora, lui è nuovo e non è molto in gamba con le skill. Ha 0 stelle al combattimento. Ha 0 stelle al combattimento. No. No, no. Cazzo però questa. Signora. Ok. Ha 0 stelle al combattimento, 0 alla mira e niente raga, è proprio scarso, ma lo pimperemo. Andiamo. Intanto, cazzarola, lo faremo diventare un pilota. Piano piano Johnny, piano piano piano. Dobbiamo andare a 300 metri senza sfornare la macchina magari. A metà pieno di benzina. Sì. Questi sono quelli pericolosi ragazzi, quelli con gli occhi rossi. Ah, è qua la zona raga, è qua. Cazzo, cazzo raga. Faccio prendere. Allora io questi li ammazzerei tutti così. Ok, più 6 influenze. Perché sono quelli. Sono quelli ragazzi che se ci mordono siamo fregati. Quindi. Toh, la cosa infetta è qua dentro questa casa. F equipaggio. Questo l'ammazziamo così. Ok. Giorno 3. Ok. Serve il fucile a pompa, raga. Things to high heaven in here. Cazzarola. Ma fa schifo sto posto, raga. Io ci posso entrare così? Proviamo. C'è qualcuno, no? Oh, raga, c'ho paura. Ok. Oh, porca merda. No, 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 no. No, no, no. Ok, meno male che abbiamo il fucile a pompa. Ok, prendiamoci. E ancora. Vabbè. No, 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 no. Via. Ma cazzo, ha laggato. Corre. No, 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 no. Ok, mi hanno ferito, raga. Quest'arma. Metto un botto a ricaricare. Non ci avevo pensato. Ciccione di merda. Ok. Ok, non mi hanno morso, mi hanno solo graffignato per fortuna. Ricarichiamo ed entriamo. Cucù. Allora, dov'è il coso che devo spaccare? Qua, apriamo tutto. Prendiamoci. Siamo un po' feriti, raga. Ok, la torcia. Ah, questo. Carica. Si spaccava così, giusto? Sì. Spacca a mani nude o anche. No. Sto coso ci ferisce ragazzi, ma non c'è altro modo. Ok, l'abbiamo scassato raga. Bella, ci dà anche un sacco di robe raga. La spada. Impatto, questa la usiamo subito raga. Una R45. Lo zaino da 8 ce l'abbiamo già. Ok, perfetto. Ce ne siamo liberati di uno. Però siamo feriti, mannaggia. Ok, andiamo a posare un po' di roba nella macchina e ce ne torniamo a casa. Posiamo le scorte e andiamo al prossimo. Apri il baule, mettiamo. 10 seconds later. Via, 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 via. Si ritorna all'ovile. Andiamo di qua, ragazzi. Tagliamo.
alcuni di voi mi hanno detto che le auto si sfasciano, però non credo che sia l'unica nel gioco. Piano. Ciccioni maledetti. Spero di non portarmeli a casa. Ok, questa è casa nostra. Mi avete detto che se io entro l'auto nel posto auto deposito la roba, ma come ce la entro, raga? La macchina, cioè, c'è il muretto di pietra. 5 minutes later. Ah, forse aspettate. No. Ah, qui questi sono, raga. Ok. Cazzo, ma ci sono dei zombie qui, porco due. Oh! A casa mia, pezzi di me, guarda quanti. Porca merda, ma è sgraffignato. Siamo la katana. C'è la spada. Mica li smembra proprio. È fantastica. Pezzo di merda. No. Cioè, ne sei proprio una sega a combattere. Ok. Non si può stare nemmeno tranquillo a casa. Devo fare una pausa, sì, lo so. Quindi adesso vado qua. Trasferisci alla base, ok, ti. Non capisco se loro si curano da soli alla base. Recupera la salute lasciando alla base i personaggi feriti. Usa l'infermeria per rimuovere le ferite. Vabbè ragazzi, andiamo in infermeria. Abbiamo più 18. Ah, la posso upgradare. Upgradiamola. Poi riprendiamo lui. Lo curiamo qui. Cura. Poi l'altro ferito è severo. A lui lo curiamo. Vediamo i traumi. E siamo tutti a posto. Ok, ora sempre con lui, raga. Andremo qui, ragazzi. Oh ragazzi, qua c'è una casa ben più grande. Slot grandi esterni 3, spazi piccoli al coperto 4, spazi piccoli all'aperto 10. Raga, questa è enorme rispetto a casa nostra. Esatto, noi potremmo andare da altre parti. Ma prima andremo a sfornare questo coso qua. Andiamo. Preparazione, lo stiamo un po' pompando lui. Dov'è la nostra auto? Ah sì, nel parcheggio. Che abilità speciale di questo veicolo? Ah, per attirare i zombie. Li ho attirati tutti a casa mia così, porca miseria. Mannaggia. Ok. E se faccio così. Ok, siamo a corto di benza però. Quindi faremo questo giro e poi cercheremo di rifornirla. Ok, accendiamo le luci e si va verso l'infinito. E oltre. Vai. Spero di non restare a secco, raga. Cazzo. Vai. No. Ma pensavo le potevo sfornare. No raga, probabilmente resteremo a secco. Forse non c'è abbastanza benzina per la strada del ritorno. Vediamo raga. Ma che posto è questo, raga? No, ci sono quelli brutti. Hey neighbors, we went left to the old hospital staff. We have medical skills to trade if you're interested. Scendiamo. No, raga. Ok. Siamo questi. Ok. Minchia, escono tutti di notte questi qua brutti. Mettiamoli tutti di sotto. Vai, anche questo. Ok.
prendila, ok. Scendiamo. Niente raga, la macchina è senza benza. Se non troviamo una tanica qua non so come fare. Ricarica. Stavo entrando col fucile scarico. Qua c'è un pezzo di merda. Vedi, ci proviamo con la spada, dai. Ho tagliato un braccio. Ok. Ok, raga, ok. Andiamo di qua, vediamo. Ripuliamo prima l'aria. Dai, la troveremo una tanica di benzina per tornare a casa qui. Ok. Capisco se qua dentro ce ne sono altri. Proviamo, vediamo. This place is hotter than a damn sauna. Porca merda, no, facciamoli uscire. Ok. Fatto? Nessun altro? Spacchiamo questo, dai. Gotta be a better way. So tired. Cazzo, sono entrati. Esci, Johnny, esci. Ma da qualche parte qui, ti vedo. Forse è uno. Due. No, ce n'è altro. Che culo. No, ce n'è un altro, raga. No? Ok. Potrebbe volerci un casino di tempo. Aspettiamo la stamina. Allontanare. No, ci siamo ammalati. Porco, due. Scappa. Ok. Lo sto imparando a capire. E dai, cacchiarola. Raga, sono qui da mezz'ora. Perfetto, mi è esploso in faccia. Mazzo distrutto. Ok, questo ce lo pigliamo. Questo pure. Zaino da 8, ce l'abbiamo già. Arma da mischia, macete katana. Raga, questo lo equipaggiamo. Dovrebbe essere meglio della spada. Ok, direi che ce ne possiamo andare. Il problema è che non abbiamo benza. No more in sight. Let's make the most of it. Cazzo. C'è un'orda fuori, raga. C'è un'orda qua fuori. Porco due, sono rimasto qua dentro io. Chiudi. Porco, ce l'ho tutti intorno. No. Ho solo 9 colpi, raga. Loro sono 3, 6, 7, 8, 9. Cazzo. Oh, ma sto stronzo qua sotto. Oh. Wow, raga. Ce l'abbiamo fatta. Per fortuna avevamo il fucile a pompa. Se no, non c'erano speranze. Questo kit permette di riparare. Ce lo prendiamo. Ci togliamo questo. Ma a noi serve la benza. Se no, non si torna a casa. Much later. Tanica di benzina, ok, ce la prendiamo. Abbiamo solo proiettile, porca vacca. Sono stanchi, siamo distrutti. Perfetto. C'è un pezzo di merda.
Ma che cazzo. Ok, abbiamo tagliato tutto. Testa, braccia. Ripara. La possiamo riparare. Ok, la macchina è come nuova adesso. Spazio e freno a mano. Me lo dici ora? Dopo 3 episodi? Vabbè che lo sapevo. Accendiamo le luci. Immagino, raga, che quelli più lontani, nido e infetto dopo nido e infetto, siano sempre un po' più complicati. Questo era molto più complesso dell'altro, raga. C'erano un sacco di zombie in più che stavano lì a difesa. Quelli con gli occhi rossi che se ti prendono ti inculano. Questo li ammazziamo. Cazzo. Scusate, non so perché oggi il gioco ogni tanto mi ha qualche calo di frame. Andiamo, andiamo. Siamo vicini, siamo arrivati, dai. Parcheggio. Questa macchina fa un casino, raga, allucinante. Ok. Ok. C'è un pacco di rifornimenti, ce lo andiamo a prendere. Zombacci. Non siamo feriti più di così. Okay, questi non li temo, raga. Vattene a fangolo. Ok. Così ci aumenta l'influenza, ci aumenta il combattimento. Dove è sceso sto pacco? È sceso qua? Apri il baule. No. Raga, ma questo possiamo portare un botto di roba. È meglio questo veicolo. Ci sono delle carcasse. Raga, io questo me lo porto a casa. Ah, erano questi i rifornimenti. Era il... Certo, non è prestante come l'altro. Però... possiamo portare un botto di roba. Non sale dove dobbiamo. Questo è buono per andare a prendere le scorte. Difficile per ammazzare zombie che stanno attorno, ma pazienza. Ok, se troveremo un'auto migliore la sostituiremo a questa. Una con più Se troveremo un'auto migliore la sostituiremo. Oggi non so parlare, ragazzi. La sostituiamo a questa. Ok, ce l'ho fatta. Ferma di qua. Ah, a posto. A posto. Abbiamo 2 auto. Andiamo a casa. Situazione interessante. Ah, la nostra infermiera è upgradata. Questo letto mi pare che prima non c'era, sì. Sì, già. È il livello massimo, credo. Almeno qui, in questa casa qui. Allora, potremmo addestrare i nostri personaggi, però facciamo un casino, ragazzi. Tiriamo gli zombie, io direi di lasciare ferma al momento. Anzi, sì, ma che cazzo me ne frega. Alleniamoli, raga, alleniamoli. Costo, vai. Al regime. Ah, no, ci sono altri veicoli. Qua c'è un altro. No, io mi andrei a prendere il veicolo. Allora, dobbiamo andare. Questi sono i nostri 2. Un piccolo. Andrei a vedere questo e poi questi 2. Andiamo, ci andiamo a piedi, tanto è vicino. Questo lo ammazziamo.
Taglielo la testa, bravo. Ciao caro. Allora, il veicolo... Ah, è questo qui. È un po' una sega, raga. Ci prendiamo questa. La tanica. No, 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 no. Andiamo in quei due là. Ce la facciamo a correre. Anzi, no, ci andiamo con l'auto. Grazie a zombie a casa, no. Ok, quella è bellissima, raga, la voglio quell'auto. Torno a casa entro 9 minuti perché arrivano i zombie, ok. Ok, piazza pulita. Allora, questo bel gippone, guardalo. Sì, queste sono le orde che stanno arrivando. Torniamo a casa, raga. Si va. Questa cammina, eh. Magari per le zone come queste, in mezzo all'erba, in mezzo alle collinette, va anche meglio della nostra auto principale. La terremo qui. Ragazzi, se vedo qualcuno zombie, I'll shoot you myself. Mannaggia. Dobbiamo stare attenti, non so da che parte vengano. Qua. Me l'hanno ammazzato. Bravo Severo. Look out. That zombie's got blood tape. Ok. Questo è andato. Bastardo. Vai ragazzi. Ok, così livelliamo. Chiudi. Bastardi. Ci sono altri, no? L'abbiamo fatta, ok. 220 influenza. Bene ragazzi. Ah, a lui mettiamo la giacca da squalo, la felpa con cappuccio da lucertola, bella. Direi di fermarci con adesso le missioni di... Ma c'è un santino, ragazzi, io mica me ne ero accorto. Con le candele. Vabbè, sarà il vecchio proprietario della casa. Allora, io ragazzi direi di andare a fare missione adesso. Fermiamoci con qua i cosi, questi qua, e facciamo qualche missione, così magari potremo prenderci altri superstiti e influenza, così da poter andare in questo avamposto qui che è enorme, ragazzi. Quindi io per oggi, ragazzi, termino l'episodio qui. Abbiamo dato una bella ripulita alla mappa. Nel prossimo episodio quindi andremo a fare le missioni. Un saluto, a presto e ciao ciao. The Eurocard.